tosse cronica è definita come una tosse che persiste per più di 8 settimane, 2 mesi. A questo punto il paziente non deve più dire ho solo un po' di tosse, ma deve assolutamente andare dal medico. I dati europei, anche proprio riportati nelle ultime linee guida, parlano di un 10% della popolazione che soffre di questa patologia. I dati italiani più recenti arrivavano a stimare l'11%, quindi siamo assolutamente in linea. E per essere semplici e sintetici, vuol dire che in un ambulatorio un paziente su 10 riferisce il sintomo tosse. Sono pazienti altamente disturbati, che hanno una qualità di vita ridotta, perché la tosse limita, diciamo, i rapporti con le persone normali, perché continuare a tossire davanti a un'altra persona determina una riduzione dell'attività sociale e della qualità di vita. Le testimonianze delle persone portano proprio a capire quanto la tosse possa a volte togliere alla vita tante possibilità. Quindi non solo toglie il respiro, ma porta a una forma di dolore diverso, perché a volte si riferisce il dolore all'organo, a qualcosa di fisico, ma il dolore è anche l'isolamento, il dolore è anche la stigmatizzazione, il rifiuto degli altri. Ecco, la tosse in qualche modo agisce anche su questo, sull'autostima, su un isolamento delle persone. La campagna è un qualcosa che si presenta come non terrorizzante, non allarmistico, ma che vuole portare informazione, informazione che poi sarà maggiore ovviamente nella pagina informativa che è in preparazione e che presenta sempre una validazione da parte dei medici.